Ripartire soprattutto dall'ultimo secondo di gara dove Mario Caneschi ha un po' rivissuto gli anni veramente del vero, del vero futsal, ci avete creduto fino a quando avete potuto? Poi, l'ultima occasione, un grande miracolo del portiere: sì, eh, l'abbiamo preparato, sapevamo di dover fare una partita. La partita diciamo, perfetta, no, non siamo stati perfetti in tutto, ma devo dire che, che, che la crescita c'è stata, si è vista, e meritavamo forse qualcosa in più, però voglio dire, eh, tra tutte le partite disputate fino ad ora abbiamo subito delle sconfitte allucinanti, questa credo che possa passare, rimane, rimane la mare in bocca, le occasioni le abbiamo avute. Eravamo andati in vantaggio, direi in maniera meritata. È chiaro che loro, loro hanno tirato, hanno, hanno creato occasioni, ma sapevamo che, che, che hanno allestito un organico di tutto rispetto per questo campionato. L'ultima occasione: il portiere Loro si è superato. Io, io avrei, avrei dato, perché c'era un mezzo fallo, a loro in un'azione un simile ha dato un doppio fallo dopo che loro avevano tirato fuori. Credo che pure, pure in quell'azione ci potesse stare, eh, magari, dato la regola. Poi ritornava sui suoi passi. Eravamo al quinto fallo pure noi. Avremmo battuto un tiro libero. Allora, mister, l'avevamo capito sin dalle prime battute che era una, una partita preparata. Non per niente. Il primo punto è arrivato la settimana scorsa ed è arrivato anche in maniera piuttosto rocambolesca. Quest'oggi siete stati molto protetti, soprattutto in difesa dove non vi siete mai disuniti alla prima vera occasione che avete creato. Siete andati in gol. Poi. Eh, tu lo hai anche vissuto in prima persona, lo stai riportando con questi ragazzi e sicuramente il mister eh, avversario qualcosa te l'avrà da dire come complimento perché è stato veramente un atteggiamento eh, studiato. Questo è voluto soprattutto, vero? Alessio Cavoraletti? Sì, buonasera, eh, c'è poco da dire. È stata una bellissima partita e il merito è delle squadre in campo. Noi allenatori facciamo il nostro. E queste sono le partite che ci piacciono perché poi al di là del risultato dove probabilmente siamo riusciti con un po' di, for un po di fortuna alla fine e con una grandissima parata di Andrea De Plano che ha esordito oggi dal primo minuto a salvare il risultato però vedere insomma, due squadre che si affrontano 3-1 poi passano 2-2 mosse e contromosse questo è il bello del calcio a 5 quando eh, la tattica poi è al servizio delle individualità le individualità fanno il loro però tatticamente è stata una partita a scacchi io faccio i complimenti al mister non ci eravamo mai affrontati prima so chi è però è stato veramente bello incontrarci, io sono contentissimo, spero che anche i ragazzi, dato che i nostri tanti sono giovani e devono imparare, devono fare esperienza in questo sport. E queste sono le partite, come Diego, come gli ho detto alla fine, sono le partite che gli servono per fare esperienza, noi li facciamo giocare e giustamente loro ci danno il fritto. Poi torneremo al, al mister Caneschi, ma ehm, innanzitutto vorrei eh, veramente un po' parlare con Cimini. Le occasioni ne avete create tante ma veramente oggi avete sprecato l'impossibile Sì abbiamo fatto molti tiri soprattutto in porta e il portiere Loro è stato molto bravo a imparare ecco, su... parliamo, Non parliamo dei tiri liberi perché il tiro libero è sempre un piatto prelibato che va veramente guadagnato eh Sì comunque il portiere Loro ha fatto la pari di due tiri liberi Noi abbiamo avuto tante occasioni però vi faccio i complimenti al portiere Loro che la tenuto in galla quando stavamo attaccando maggiormente noi allora, con uno dei tanti De Santis, ce n'erano tre oggi, due sono fratelli, uno addirittura non c'è il legame di parentela, però per omonomia, eh, De Santis, questa sfida un po' in famiglia, diciamo, l'hai vinta tu nella tua ristrettezza, poi contro l'avversario è un po' più stato deciso. No, diciamo che comunque sono il più grande, quindi per rispetto devo giocare io, diciamo, no, comunque è, è stata oggi una... Penso a una bella gara di calcetto, ci siamo divertiti, eh, comunque una gara maschia, noi sapevamo che affrontavamo un team forte e eh, giustamente qui siamo venuti un po', come ha detto prima il mister, un po' per proteggerci e poi per fare ripartenze. Purtroppo eh, gli episodi sono andati a favore dell'avversario e noi ce l'abbiamo messa tutta, ripeto, forse ci sta penalizzando un pochettino la classifica perché comunque stiamo giù lì ma... Con il roster che abbiamo noi cioè, è, è impensabile stare lì. Allora, con il mister e poi li lasciamo anche perché hanno da sostenere un viaggio, soltanto un aspetto a livello tecnico. Il roster, dice De Santis, purtroppo noi abbiamo questa disposizione, il mister deve veramente inventarsi un po' i draghi ogni settimana, ma un po' l'aspetto tattico di partire con una difesa molto bassa, Sorrentino, addirittura Zotto l'ha schierato nel ruolo non proprio abituale perché lui non gioca mai in quella posizione. Avrei dovuto dirti che però a me non piace parlare di chi manca, mi piace parlare di chi è, di chi, di, chi è, chi è stato ho, di chi ho esatto, perché i presenti hanno fatto una partita, hanno disputato una gara secondo me superlativa, per cui non è giusto menzionare chi mancava. Chiaramente la scelta di Zottola in quel ruolo è una scelta che ho fatto da tre settimane perché abbiamo tre, tre centrali, eh, l'ultimo dei quali dieci minuti prima della convocazione veramente è è febbricitante un altro ha un problema al ginocchio è un rischio che comunque è valsa la pena diciamo che era il male minore eh, tra, tra tutti i mali che, che avrei potuto scegliere lui è il male minore perché ha gamba forza eh, ha esperienza e eh, magari chiari, lo metti là e perdi come la coperta lo metti là e la perdi coperta, magari coperta, da, da un'altra un zona del campo lo perdi però diciamo che guardato l'esito della partita a prescindere dal risultato credo che, che ha fatto bene anche là quindi va bene niente bene. da rimproverarci. bene grazie a De Santis grazie, grazie anche a ai, eh, al eh, mister il eh, saluto okay, l'ultima battuta spetta ad Alessio Caporaletti allora l'avevamo accennato tante occasioni sprecate una squadra del genere non si può permettere di fare, di fare tanti errori, soprattutto quando ci si trova eh, lì a comandare questa classifica, gli impegni sono tanti, la, la stagione è lunga, bisogna comunque imparare un po' a gestire queste situazioni. Sì, no, noi venivamo comunque da una settimana difficile perché abbiamo giocato in Coppa, non abbiamo giocato benissimo, tanti ragazzi erano stati poco bene. Ecco, Lo dopo... vogliamo ricordare il match il del, match del match. secondo turno contro il Lepanto ha terminato con il pareggio sono vaterato. Quattro batterato. pari, quattro pari dove abbiamo comunque sofferto tanto. Eh, è un momento un attimo di calo dopo le, prime, dopo le prime partite, ma ci sta. I ragazzi comunque stanno giocando. La, la mia è una squadra che tende sempre a fare il gioco. È logico che se non finalizzi dall'altra parte qualcosa rischi e noi ecco è successo con il Lepanto è successo oggi il gol lo prendiamo poi fondamentalmente su, come il rischio finale su una ripartenza e ci sta dall'altra parte dovremmo essere un pochino più bravi noi tante volte anche più fortunati perché pure, pure oggi con quella traversa il portiere loro come ha detto Diego è stato forse uno dei migliori non in campo non ti chiediamo di svelare qual è la mossa però almeno sicuramente già ci stai pensando stai pensando alla prossima, al prossimo impegno No, eh, noi conosciamo bene l'Eracles, sono nostri amici, io conosco benissimo Matteo Magari, Corona, quindi ci siamo già incontrati in Serie D, so che sono una squadra che fa gioco, sarà un'altra partita di calcio a 5, sono le partite più belle, quelle dove vai e giochi, quindi sarà un'altra bella partita, vincerà il migliore sicuramente e a fine partita ci stringeremo la mano, di questo sono sicuro perché ripeto li conosco e so, e so come, come giocheranno e come giocheremo noi, quindi sarà, consiglio a tutti di venirla a vedere, sarà una, una bellissima partita.